Un pareggio di poco rocambolesco, quello che matura il Mancini tra Castelfidardo e Francavilla. Un 2-2 ricco di episodi, soprattutto arbitrali, che fanno discutere, specie sulla sponda francavillese, e che hanno visto protagonista Graziella Piriatore di Bologna. Saranno al veleno le parole del presidente Candeloro nel dopo partita. Alla fine il decimo risultato utile consecutivo va in archivio per gli ervesi e i suoi giocatori, mentre i marchigiani vedono arrestata la serie di 5 vittorie consecutive. Nel Castelfidardo il tecnico Vagnoni cambia due elementi rispetto alla squadra che ha vinto col San Nicolò: Ghiani al rientro e Calabrese preferiti a Lucci e Mantini. Nel Francavilla la novità principale è l'under Fargione tra i pali, viste le indisponibilità di altri under di movimento quali Mele e Mancini. Out anche Sembroni, rientra Amenta al centro della difesa. Si rivedono per la panchina Fiore e Alexic. Inizio del Francavilla con buona personalità. Palumbo sa essere più esiziale di quanto fa vedere al sesto minuto, e infatti il centrocampista napoletano al quindicesimo non perdona. Banegas da piazzato gli recapita una palla deliziosa. Schema perfetto, difesa ferma, e per Palumbo un gioco da ragazzi siglare il suo decimo gol stagionale. Stagione da sballo per Cosmo Palumbo. Il Francavilla controlla la partita, inaridisce gli avversari, ma non affonda il colpo, pur protestando al 34esimo per la spinta galeotta di Giovagnoli sul Fofanà. Per Piriatore di Bologna non è rigore. E dopo 5 minuti dal nulla il Castelfidardo pareggia. Pregevole la giocata di Borgese, dribbling e cross per Pedalino, che vince il duello con Romeo e incona alle spalle di Fargione. Poco male per il Villa, che al 43esimo, sempre sull'asse Banegas Palumbo, ritrova il vantaggio. L'assist di tacco di Palumbo è una meraviglia, e Banegas scarica un sinistro violento che piega le mani a Selvaggio. Castelfidardo 1, Francavilla 2, e così si va all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa spingono con forza, Calabrese conclude alto. Al nono si complica la gara del Francavilla. Romeo, già ammonito, intercetta col braccio il tiro di Pedalino. Doppia ammonizione ed espulsione per il difensore, e Francavilla in 10 uomini. Sugli sviluppi della seguente punizione Calabrese coglie in pieno la traversa a Fargione battuto. Iervesi inserisce Fiore per Banegas e il Villa reagisce con il triangolo Monenda Fofanà, che il centravanti non riesce a chiudere sul più bello. Lo stesso centravanti potrebbe essere più altruista invece di calciare in porta. Proteste al 20esimo per un presunto retropassaggio a Fargione, ma è al 27esimo che accade di tutto. Dubbia punizione per il Castelfidardo al limite. Sugli sviluppi mischia furibonda nei pressi della linea di porta. Per la terna arbitrale la sfera a un certo punto varca la riga. Lo segnala il secondo assistente. Il tocco decisivo sarebbe di Dercole. I giocatori del Villa attorniano Piriatore di Bologna, che estrae il rosso per Fofanà. Francavilla in 9 uomini e Castelfidardo che si butta all'assalto per cercare la sesta vittoria consecutiva. Fargione diventa protagonista fermando per due volte Mantini. Poi al 42esimo cross di Borgese per la volea colpo sicuro di Pedalino, che spara alto da pochi passi. Poi ancora Fargione strepitoso sulla sventola del neo entrato Grazioso, e l'ultima emozione per un Francavilla che, per come si erano messe le cose, alla fine strappa un punto prezioso che lascia intatte le chance playoff, a patto di fare bottino pieno mercoledì nel recupero col Monticelli. Presidente Candeloro, un 2-2 che però lascia tanta amarezza per le decisioni del direttore di gara. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi il sacrificio si è visto, e si è visto cosa vuol dire diventare un team dopo essere partiti in ritardo in un campionato difficile, e dimostrare che poi la squadra è davvero una squadra, e di questo devo dare atto ai ragazzi di aver fatto una grande prestazione. Poi devo dire che certi incidenti fanno male al calcio, fanno male a chi ci investe tanto, perché noi oggi non abbiamo solo pareggiato una partita che meritavamo largamente di vincere. Questa signora arbitra ci ha rovinato il campionato, perché poi queste persone che ha cacciato verranno squalificate in un momento cruciale di questo campionato, e quindi insieme altre 2-3 volte che ci è capitato qualcosa di simile, ma mai così grave, credo che si possa parlare di campionato falsato. Anche perché il gol del 2-2 nessuno l'ha visto, francamente. La palla non si è neanche avvicinata alla porta, l'hanno detto anche i ragazzi onesti dell'altra squadra, e da lì, da un non gol a ritornare ad essere in otto, insomma, è amaro, provo amarezza. C'è tanta amarezza, però la zona playoff comunque resta alla portata, anche se capiamo, insomma, il suo stato d'animo. Abbiamo la fortuna che quelli davanti passeggiano, non stanno correndo, il momento ci aspettano, però quello che ci spetta, abbiamo perso 4 punti nelle ultime 2 partite che veramente gridano vendette. Oggi l'amarezza è tanta, perché non basta fare delle buone squadre, avere dei meriti, poi dobbiamo avere il professionismo anche in chi poi queste squadre le guida, e oggi sono veramente adirato.
Vagnoni, una partita ricca di episodi, abbiamo ascoltato poco fa il rammarico, l'amarezza del presidente del Francavilla, dal canto vostro avete sfiorato la vittoria nel finale. L'amarezza, non so cosa volesse il presidente, comunque riguardo solamente la mia squadra che ha fatto anche oggi una grande partita. Certamente adesso dobbiamo stare un po' tranquilli perché non vedo tanti volti sorridenti quando si entra allo spogliatoio, qui abbiamo fatto 5 vittorie e un pareggio. E dobbiamo valutare di più questi risultati, manifestarli in maniera diversa. Comunque abbiamo giocato con una squadra che ha 9 giocatori importanti, guadagnano molti soldi, giocatori che hanno fatto anche la Serie B. Questa è una squadra che doveva lottare per vincere il campionato e si è visto che per fisicità e per struttura e per tecnica, quindi una grande squadra. Io devo ringraziare i giocatori che hanno dato tutto. Forse loro si sono lamentati sulle 2 espulsioni, ma credo che sia sul gol del 2-2 perché dicono che la palla non ha varcato la linea di porta. Ma se hanno dato gol vuol dire che la palla l'ha varcata. Come si fa a vedere la nostra panchina se è gol o non è gol? Credo che comunque il Castelfidardo meritasse questo pareggio in quel momento e dopo non c'è stata più partita sul 2-2. Io so che il primo tempo abbiamo fatto una gran partita, meritavamo il vantaggio, poi penso che il secondo tempo, ma già dal primo tempo l'arbitro ha ammonito i miei giocatori, a volte anche per falli un po' stupidi, mentre dall'altra parte obiettivamente c'erano anche altri cartellini, però il secondo tempo penso che abbia esagerato perché il gol non mi sembrava regolare, tanto è vero che la squadra avversaria ha continuato a giocare e solo lei ha visto questo gol. Poi 9 contro una squadra forte diventava difficile pure mantenere il risultato. Peccato perché penso che da quello che abbiamo fatto vedere il primo tempo la partita l'abbiamo avuto sempre in mano e quindi faceva ben sperare anche per un secondo tempo, soprattutto sopra di un gol, potevamo ripartire in maniera più concreta. Peccato perché volevamo vincere, volevamo ottenere questa vittoria per rimanere attaccati al gruppone dei playoff.